o terzo mondo. Arrestati due volte in 24 ore, due tunisini e un marocchino a Empoli, prima aggrediscono carabinieri con bottiglie e vengono fermati, subito scarcerati, il giorno dopo tornano a rapinare un negozio di vestiti, scatta il secondo arresto. Reggio Calabria, immigrato irregolare nigeriano aggredisce selvaggiamente due anziani, di cui una signora in sedia a rotelle a bastonate. Arrestato a Firenze un padre tunisino che aveva picchiato e morsicato la figlia di 16 anni perché troppo occidentale, accusandola di essere uscita con gli amici per assistere a una partita di calcio. E io fra 30 giorni a Palermo, 30 giorni oggi, venerdì 20 dicembre, rischio 6 anni di galera perché ho bloccato gli sbarchi di clandestini da navi straniere in Italia. Difendere i confini per la sinistra e per qualche giudice è un reato. Per me è un onore.